Carissimi familiari, innanzitutto, signor Sindaco, Presidente, autorità pubblica, io quando ho lasciato Bologna nel 2018, era giugno di contratto e mi pensai che senza qualche rammarico, ho detto qualche giorno fa al Presidente Bolognese, che non avrei mai più avuto la possibilità di partecipare alla solenne commemorazione della strage del Borgo Boschi in una veste istituzionale, magari a titolo personale, come era avvenuto nei 30 anni precedente la mia carriera qui a Bologna, da quando nel 1989 sono arrivato in prefettura al mio primo incarico da funzionario dello Stato. Invece oggi, con il grande onore, sono qui come ministro dell'Interno, non posso che sentirmi orgoglioso che il Presidente del Consiglio mi abbia dedicato a rappresentare il governo proprio in questa circostanza. È una presenza che reputo necessaria per il senso di parlare delle vittime della strada, per testimoniare la compartecipazione delle istituzioni al dolore e dal bisogno di verità e giustizia dei familiari, di una città e anche la mia, quindi anche un po' più. Voglio essere chiaro, una condivisione senza riserve, che non ha messo in Dio, che parte dal riconoscimento alla verità giudiziaria e così. Io sono onorato, ma sento anche una grande responsabilità nel parlare di oggi questa veste, anche perché non posso, come nessuno del resto, separare il mio ruolo dalla mia persona. Infatti oggi sono qui a pronunciare parole che mi sono sedimentate nel tempo, grazie ai racconti di chi mi ha dato in presenza di Bologna, mi ha concesso il privilegio di essere il testimone di quella tragica, che mi rende le giornate di tutto quello che c'è stato fatto. E poi familiare vengo da subito con il merito di ricercare l'interlocuzione con le istituzioni per fare piena luce sulla strage e sulle ed è anche grazie alla vostra consistenza, efficacia, che l'attenzione sull'attentato non è mai venuta bene e non è mai tanto. Ebbene, io vorrei anche un po' che la mia presenza comunicasse forse più di molte altre parole che non stanno camminando un po'. Non si sottrae alla responsabilità di proiettarsi nel passato per confrontarsi con la verità e coltivare la memoria, ma anche rivolgere lo sguardo al futuro per contribuire alla speranza, perché la memoria e la speranza vivono l'una nell'altra e non sono per il passato. Il nostro impegno e il dovere di non dimenticare di non attenuare lo stegno sono fondati sul rispetto e sulla solidarietà per le vittime e per i loro familiari, ma anche sulla irrinunciabile coscienza collettiva che è alla base del nostro ordinamento repubblicano e dei valori mediante i quali esso si mantiene e si sviluppa. E quindi nel vivere l'oltraggio dell'attentato terroristico, la coscienza civile, la nostra coscienza civile, conferma il rifiuto della memoria che si ripete. La memoria credo che abbia una funzione sociale, è stato detto prima, per diciamo, riconoscere come corpo unico che come sapete si oppone ad ogni forma di violenza. Il taglio della strage di Bologna in mezzo si compone di numerosi tessere che devono tutti attivare questa legge. Mi riferisco alle vite anche degli 85 vittime, proprio vostri cani, gli oltre 200 feriti, alle donne dell'identità, ai loro nomi, al lavoro che facevano i gesti che stavano compiendo al momento dello scoppio, alle ragioni per le quali era una massacrazione. Mantenere viva la memoria di queste vittime, ma anche quella dei soccorritori, perché sa anche lì il nome delle vite dei soccorritori è la chiave della speranza, perché lì sta l'esempio. La commemorazione, come si fa a dire, non a caso, il palazzo della Puglia, che va sempre di cultura, non poteva essere diversamente storicamente, perché qui, infatti, si deve rinnovare il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Qui si deve e si può ricordare ai familiari delle vittime che non sono soli. E la strage ha colpito la democrazia e la democrazia si riflette innanzitutto qui nel mondo della rappresentanza. E come ogni anno partiamo da qui, perché da qui che quella tragica mattina della Borgo è partita da noi. Il palazzo del Borgo quel giorno rappresenta quello che deve essere sempre un palazzo di governo, un luogo di ascolto e di aiuto, perché nella mutualità che si radica il senso della convivenza sociale e delle istituzioni che ci sono. Ci impegniamo quindi gli uni verso gli altri per sostenerci quando siamo vulnerabili. Questo è il senso dello Stato. Per innovare questo fatto però dobbiamo avere degli esempi che ci rammentino quanto vale sapere uscire dall'individualismo e spenderci per un progetto che si rivolga agli altri, che mantenga vitali i nostri propri mani. E Bologna in un giorno di sangue sarà per sempre uno di questi necessari esempi. Bologna fu colpita da un dolore inconsolabile. Nella medaglia d'oro a Bologna civile e
ufficio del decreto di conseguimento del Consiglio della Repubblica, Bologna ebbe un'eccezionale prova democratica per più 16.000 votanti. Quindi la solidarietà che è più forte della Puglia si spingerò a seguito dell'attentato, a mio modo di vedere, è il simbolo principale per l'Italia intera del ritorno della creazione e della mia creazione di quei valori civili di cui è intrinseco il senso di aria creata in tutta la nostra vita. Per questo noi cammineremo insieme ogni 2 agosto, chiedendo innanzitutto alle noi stessi che il dolore del quale oggi ci ritroviamo non fermi isolatamente le nostre coscienze, ma si traduce in un volante di una legge di capacità. Grazie.